prima di 10 anni travolta da un'auto mentre attraversa le strisce pedonali. Il dramma in serata a Ponte della Priula. La piccola sbalzata per diversi metri, ricoverata d'urgenza in ospedale. In vista della scuola, nei giorni scorsi, il giro di vita dei carabinieri del NAS sui bus tra Treviso, Belluno e Venezia. 21 multati, compresi autisti e passeggeri minorenni, perché non indossavano la mascherina ancora obbligatoria sui mezzi pubblici. Stop invece l'obbligo di mascherina in classe, dalle elementari alle superiori in tutta la Marca. La prima campanella per i ragazzi, contenti ma prudenti. Intanto sono già 11 gli assenti registrati per Covid oggi. Restano i problemi cronici della scuola, l'allarme della CGIL, troppo pochi insegnanti di ruolo e un esercito di supplenti, bisognava intervenire prima. Costo dei pasti nelle mense scolastiche di Treviso invariati, ma con uno sforzo significativo da parte del comune, che si aspetta che cresca il numero di famiglie in difficoltà a pagare il servizio. Paura ieri sera a pronto soccorso di Castelfranco, un paziente di 29 anni ha aggredito un medico sferrandogli un pugno in pieno volto. L'uomo era già arrivato in ospedale alterato, i carabinieri lo hanno bloccato. A Treviso raid notturno dei ladri all'università, spariti 30 PC portatili e il denaro contenuto in 3 apparecchiature cambia monete, poi danneggiate. Aereo privato tedesco perde i contatti radio durante la rotta verso la Corsica. Un Eurofighter del 51esimo stormo decolla dalla base aerea di Strana per intercettarlo e identificarlo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. E dunque in primo piano c'è la cronaca. Prima però vi ricordo il sondaggio che abbiamo lanciato già nelle nostre edizioni precedenti del telegiornale, che riguarda la politica, che vedrà poi l'esito come sempre questa sera a Ringa. E parliamo insomma di una delle proposte del centrodestra, il capo dello Stato eletto dal popolo, il presidenzialismo di cui tanto si dibatte. Se per voi sì, è giusto questa soluzione, 0422 162 6691. Se per voi invece non è giusta come soluzione, come proposta, 0422 162 6690. La chiamata come sempre gratuita, e non preoccupatevi, lo ripetiamo sempre, ma ripetita iuvant se trovate il numero occupato, perché nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni il computer registra la vostra preferenza. Dunque, il capo dello Stato eletto dal popolo, sì oppure no? E faremo rivedere ovviamente il sondaggio nel corso del telegiornale, ma apriamo con la cronaca di un'ultima ora, è la cronaca di un incidente avvenuto poco dopo le 18:30 a Ponte della Priula, quindi siamo in comune di territorio di Susegana, dove una bambina di 10 anni, tra i 9 e i 10 anni, è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Era a piedi, a quanto viene detto dalle forze dell'ordine arrivate sul posto, la polizia locale ma anche i carabinieri. Era a piedi e portava con sé la bicicletta, stava appunto attraversando le strisce pedonali quando è stata appunto travolta da una vettura e è stata sbalzata anche per diversi metri. È stato lanciato subito l'allarme, è successo appunto in via 4 novembre a Ponte della Priula. Sul posto l'automedica e un'ambulanza, la piccola ha riportato grave trauma addominale e diverse fratture, è stata portata d'urgenza in ospedale. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono considerate gravi dai sanitari. Questo è quanto accaduto poco dopo le 18:30 a Ponte della Priula, in via 4 novembre, una bimba di 10 anni in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali. E adesso parliamo invece del controllo dei carabinieri del NAS nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della scuola, controllo su autobus e corriere per verificare l'utilizzo della mascherina. Vediamo com'è andata. Mi si appannano gli occhiali, è questa la giustificazione più utilizzata soprattutto dagli autisti dei bus che conducevano i mezzi senza la mascherina FFP2 ancora obbligatoria, così come sono stati sorpresi e multati i passeggeri, molti dei quali minorenni, senza alcun dispositivo di protezione. Eppure all'interno dei servizi di trasporto pubblico questo provvedimento è ancora obbligatorio. L'operazione è scattata nei giorni scorsi da parte dei carabinieri NAS di Treviso d'intesa con il Ministero della Salute. I
controlli sono stati effettuati nella provincia di Treviso, Venezia e Belluno. Sono stati monitorati almeno una cinquantina di bus presso le principali fermate, sia nei capoluoghi di provincia, ma anche a Montebelluno, Oderzo, Feltre, San Donà di Piave. In totale sono state riscontrate e contestate 21 violazioni amministrative, 12 in provincia di Treviso, 2 nel veneziano, 7 nel bellunese. 8.400 l'ammontare complessivo delle sanzioni, 400 euro per ogni violazione. In provincia di Treviso sono stati 3 gli autisti che svolgevano il proprio incarico senza indossare la prevista mascherina, nonostante il ruolo svolto come operatore di un servizio pubblico. Non solo, ma nella Marca sono stati fermati e multati anche un minorenne ed altri 8 passeggeri, tutti in autobus senza alcun dispositivo, incuranti della normativa che cerca di ridurre il rischio di contagio fra la collettività. C'è una rettifica da fare, una precisazione sull'incidente di cui abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale. È una bambina di 9 anni, quella che è stata travolta dall'auto e portata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Travolta, lo ricordiamo, mentre stava attraversando le strisce pedonali a Ponte della Priula, era a piedi e portava a fianco la bicicletta. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Abbiamo visto dunque l'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, sul bus e le corriere, obbligo invece che non c'è più in classe, insieme anche all'obbligo ad esempio del distanziamento. E dunque iniziamo questo viaggio nel primo giorno di scuola nella Marca, il viaggio del nostro Lucio Zanatto, partendo dai più piccoli, elementari e medie. Bello! Senza mascherina poi? Me la sono portato in casa di emergenza. Contenti ma attenti. Si sintetizza così l'avvio del nuovo anno scolastico. Dopo 2 anni la prevenzione in alcuni casi è ancora alta, come alle elementari Pascoli di Treviso, dove questa mattina alle 7.30 all'entrata principale era deserta e si è utilizzato l'accesso carraio perché permette un maggior distanziamento. Ma questo non ha scalfito la soddisfazione generale per il ritorno alla normalità. Cosa significa ricominciare in una pseudo normalità? Siamo più rilassati. Perché gli altri anni non era così, il primo anno con i banchi attaccati, nuovi amici senza mascherine, diciamo. Per te cosa significa riuscire a vedere in viso i tuoi compagni, riuscire a stargli vicino, insomma a giocare insieme? Prima c'era tutta una serie di limitazioni. Che si vedono i veri amici. Però gli piaceva andare a scuola anche con la mascherina, però lui soprattutto è molto contento della libertà. La mascherina tu la porti lo stesso? Sì. Perché la porti ancora così? Perché è meglio? Sì. Però insomma è bello sapere che i nipoti tornano alla normalità come quando andavamo a scuola. Speriamo, noi, no? Speriamo, perché non sono mica tanto convinto, sai? No, non sono tanto convinto. Particolarmente contenti i remigini. Sei contento, Davide? Sì. Che classe fai? Non ricordo. Come non ti ricordo? La prima forse. No, forse la prima elementare. Tu fai la prima? Sì. Beh, se hai paura poi di andare a scuola? No, è bravo. Di più gli piacciono i giochi, ma vabbè, piano piano. Normalità può essere anche un regalo. È per il mio compagno. Ah sì? Sì. Perché? Che succede? Perché tornate insieme a scuola? Sì. Emozioni che si ripetono anche per insegnanti e personale scolastico. È il primo giorno di scuola anche per me, quest'anno. Guardi la bellezza di questi volti. Perché i bambini, anche loro hanno bisogno di normalità. Quanto difficile è stato insegnare questi 2 anni? Un po' con le mascherine, effettivamente, sì, ma insomma abbastanza bene, dai. I bambini come si sono comportati? Era difficile tenerli? Bravi a rispettare le regole. Rispetto delle regole richiamate anche dagli alpini in diverse scuole cittadine come alle Coletti di San Liberale. Presenti, attenti, alza bandiera. Questi piccoli bisogna cercare di tirarli su dritti. Perché una pianta, se gli metti giusto il bastone giusto, cresce dritta, se la lasci andare cresce come vuole. Per la preside delle Coletti l'altra parola di questo avvio è speranza di colmare le cattedre vuote. Sarebbe auspicabile un maggior aiuto in termini anche proprio di personale scolastico che ci aiuta a poter adempiere al meglio, a fornire un servizio scolastico all'insieme dell'efficienza e dell'efficacia.
Del Covid, perché comunque ci sono già i primi 11 assenti per Covid registrati oggi nella Marca, e poi dei problemi dei pochi insegnanti di ruolo, dei troppi supplenti, parleremo fra poco in due servizi dedicati, ma il nostro viaggio continua. Abbiamo visto gli alunni, i piccoli alunni di elementari e medie, vediamo la reazione nelle scuole superiori. Bene, bene, siamo gasati. È andato bene, io e mio compagno abbiamo fatto accoglienza ai nuovi ragazzi che entrano in questo nuovo percorso e sembrano tutti emozionati, sono un po' agitati, però è stato bello poter trasmettere il nostro percorso. In che senso avete fatto accoglienza? Perché da rappresentanti io e un altro mio compagno siamo andati dai nuovi ragazzi a spiegare un po' come funziona la scuola, dove sono le aule, sì, carino. Sono contenta di essere finalmente tornata a scuola in presenza, senza mascherine, cioè in verità nella nostra scuola c'è ancora il distanziamento dei banchi, ma non è che conti molto. Secondo me il problema principale erano le mascherine, che quasi ci toglievano il fiato. Le mascherine sono ancora in autobus, quindi non è stato un gran cambiamento, però per quanto riguarda la scuola, secondo me essere senza mascherine è meglio, perché ora abbiamo anche i compagni di banco e questo ci fa avere un rapporto migliore con tutti i nostri compagni, comunichiamo in modo più veloce, più facile senza mascherine, quindi direi che è stato un cambiamento positivo e ci piace. E abbiamo i banchi staccati, non siamo ancora con i banchi attaccati, però insomma già è un bel passo potersi vedere in faccia. La mascherina era un impedimento alla relazione. E speriamo che non ritorni l'obbligo e neanche le DAD, perché le DAD sono state abbastanza rovinose per i bambini. Quindi auguriamoci che sia un anno normale essenzialmente. Io questa mattina li ho visti sorridenti, entusiasti. Mi è piaciuto l'affetto di alcuni docenti che li hanno accolti con grande amore, oltre che alla professionalità. Quindi l'augurio per loro e per i professori è di un grandissimo enjoy. Dalle voci all'esterno del liceo a Canova di Treviso, torniamo a parlare di un alzabandiera. L'abbiamo visto nel precedente servizio di Lucio Zanatto. La tradizione dell'alzabandiera degli alpini si è rinnovata oggi a mezzogiorno anche per le scuole Stefanini, ma per l'ultima volta con la storica struttura di viale Terza Armata. A dicembre infatti ci sarà il trasferimento, lo sappiamo, del personale docente e degli oltre 400 studenti nel complesso dell'istituto Turazza di via Bressa e la successiva apertura del cantiere per la demolizione e la ricostruzione della scuola, dell'auditorium e della palestra, lavori che dovrebbero durare un paio d'anni per poi restituire alla città le nuove Stefanini per l'anno scolastico 2026. Fin qui le luci del primo giorno di scuola, insomma la contentezza per un ritorno alla normalità. Poi ci sono le ombre riguardano come sempre la questione docenti e personale. Il Ministero aveva stabilito che per il Veneto dovevano esserci quasi 10.000 nomine ruolo, dall'infanzia alla superiore, alle superiori, compreso il sostegno. Abbiamo sì e no 2.000 nomine di ruolo, significa che quasi 8.000 posti sono dati a supplenza. Come ogni settembre all'inizio dell'anno scolastico si porta dietro problemi annosi, discussi sempre ma mai risolti. In primis la mancanza di insegnanti di ruolo. Tanti proclami fatti quest'estate, spiega Marco Moretti, segretario della CGIL Scuola, ma poi come sempre un nulla di fatto e a pagare saranno gli studenti. La percentuale di insegnanti di ruolo è bassissima. Dico un dato per quanto concerne solamente la provincia di Treviso. Il primi di settembre l'ufficio scolastico ha dato la bellezza di 2.500 posti di supplenza, tanti quanti sono stati, più di quelli che sono state le nomine in ruolo. Capite che c'è una discrepanza non da poco. Ad aggravare una situazione già difficile anche la questione concorsi. Se non fossero stati banditi, commenta, ma ci fosse stata una regolarità, avremmo docenti di ruolo che darebbero continuità dal primo settembre per più anni. Invece ci ritroviamo ad avere 3.000 nomine ruolo se va bene e circa nel Veneto quasi 20-21.000 posti di supplenza. A questo si va ad aggiungere un altro problema non da poco. Che abbiamo ancora concorsi straordinari che si stanno completando e quindi succederà anche un'altra cosa anomala. Ci saranno dei supplenti che vengono nominati adesso e quando sarà terminata questa fase procedurale ci saranno il docente nominato di ruolo che subentrerà. Capite che anche questo in corso d'anno
è un problema. Non solo, ma anche concorsi con molti punti oscuri, tuona Moretti, quesiti con domande sbagliate, risposte sibilline, insomma, invece di supportare la carenza di personale, questi concorsi hanno creato dei crateri. Sulla questione settimana corta per la crisi energetica, la CGIL è ferma. Io credo che questo sia un andare a colpire nuovamente la scuola. Come linea politica siamo assolutamente contrari, perché non credo che si possa, che siano questi gli aspetti su cui andare a colpire per una riduzione energetica. Un altro fronte è quello delle mense scolastiche. Il comune ha fatto questa scelta di stringere ancora i denti, fin tanto che ce la facciamo. Prima campanella tra caro libri, bollette alle stelle e aumenti dei generi alimentari. Malgrado questo, malgrado i rincari, Cassugana ha deciso di mantenere invariato il prezzo dei pasti delle mense scolastiche, confermato a 3,70 euro, con la consapevolezza che il numero delle famiglie che per pagare il servizio chiederanno aiuto al comune è destinato a crescere. Non nego che probabilmente ci saranno richieste di aiuto maggiori, perché insomma diventa difficile anche per chi magari stava meglio. Il comune si è sempre fatto carico finora, lo scorso anno e i due anni precedenti con le mense, abbiamo sempre mantenuto le tariffe che sono tra le più basse in assoluto. Siamo ripartiti anche quest'anno mantenendo le rette tali e quali. Ovvio che un occhio di riguardo ce l'abbiamo tutti in divenire, perché la situazione economica è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno intanto abbiamo suonato la campanella tale e quale, dopodiché ovviamente insomma si vedrà. Per noi la formazione dei giovani e i giovani sono una priorità e quindi non saranno di certo loro a pagare ancora una volta i costi di questa emergenza. Prima campanella suonata tra qualche cattedra vuota e con lo stop supplementare imposto dalle elezioni politiche del 25 settembre. Per il secondo anno consecutivo il comune ha patrocinato la distribuzione gratuita del diario scolastico a 10.000 bambini trevigiani, che solleva di un'ulteriore spesa alle famiglie. Diario con una forte connotazione territoriale e veneta, e questo, essendo l'assessore una convinta indipendentista, potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma lei ribatte: non c'è nulla di politico se non la bellezza del nostro Veneto e delle persone che lo hanno costruito. Per un attimo torniamo alla cronaca. La paura vissuta ieri sera al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, dove un paziente di 29 anni ha aggredito un medico sferrandogli un pugno in pieno volto. L'uomo era arrivato all'ospedale Castellano già in stato di alterazione. Con difficoltà i carabinieri nel frattempo allertati sono riusciti a calmarlo. Ora l'individuo si trova ricoverato nel reparto di psichiatria, per il medico una prognosi di 7 giorni. Torniamo a parlare dunque del Covid, lo dicevamo prima, ci contano già i primi casi positivi a scuola, dicevamo, i primi assenti per Covid, e intanto oggi l'esordio della vaccinazione con il nuovo vaccino bivalente. L'esordio è stato ad Asolo. Vaccini bivalenti in somministrazione da oggi anche nella Marca, con i primi 195 trevigiani che si sono prenotati per il pomeriggio ad Asolo. A poterne usufruire è chi deve ricevere ancora la prima o la seconda dose booster. Copre il virus originario più Omicron, che è la variante più che sta girando di più. Vale la pena di farlo per i soggetti a rischio e soprattutto per gli over 80. Devo dire che la campagna vaccinale over 80 col booster, col vaccino precedente, non ha avuto un grande risultato. Siamo intorno al 29-30%. Noi ci auguriamo, soprattutto per gli over 80, che adesso questi aderiscano in modo tale da proteggersi, perché i pochi casi che oggi abbiamo in ospedale, che sono 40 ricoveri, guarda caso sono tutte over 70, tutte persone che sono sopra i 70 anni, che non hanno fatto il booster, che non hanno fatto quindi la quarta dose. L'invito a vaccinarsi è più in generale rivolto agli over 60, ospiti delle RSA, fragili dai 12 anni in poi, operatori sanitari e donne in gravidanza. Il consiglio è: iscrivetevi, c'è la possibilità sulla piattaforma regionale, ma accettiamo anche coloro che arrivano direttamente senza iscriversi, perché i nostri operatori, che ringrazio, sono ovviamente già informati che devono accettare anche coloro che non si sono iscritti. L'inverno è alle porte e la ritrovata socialità nelle aule scolastiche rischia di far circolare maggiormente il virus. Su questo fronte la popolazione scolastica conta già 11 positivi, due dei quali alle superiori, riscontrati proprio oggi, gli altri relativi a infanzia e medie. L'ULS si riserva almeno una settimana per decidere se dare il via a un eventuale ampliamento d'orario dei punti tampone. Io credo che oltre il 50% della popolazione, magari con un piccolo raffreddore, sia stata, come dire, toccata da Omicron. Mi auguro che quindi non ci sia una grande diffusione di positività tra i ragazzi.
A proposito di vaccini, c'è ancora un fronte di medici sospesi perché non vaccinati, è un tema di cui si è dibattuto tra i tanti durante la nostra prima edizione. Sentiamo le parole dei candidati di Vita e Forza Italia. Mancano i medici. Bene, reintegriamo immediatamente tutti i sanitari sospesi, perché non dimentichiamoci che ci sono ancora sanitari sospesi perché non si sono sottoposti alla vaccinazione. La sospensione dei sanitari è fino al 31 dicembre di quest'anno e sono sospesi anche gli amministrativi nelle strutture sanitarie. Vengono sospesi di 3 mesi, di 6 mesi. Ecco, di queste persone non ne parla più nessuno e queste persone sono ancora a casa senza stipendio. Non solo, ma possiamo essere curati da medici ucraini che non parlano la nostra lingua, e questo non per, senza esprimere nessun giudizio sulla loro capacità, ma per tutelare quelle che sono le persone che lavorano nei nostri ospedali, nelle nostre strutture sanitarie e che si vedono senza lavoro perché hanno deciso di non sottoporsi ad un ricatto come è il vaccino Covid, come è stato il ricatto sul lavoro. Quindi per noi di Vita il sistema sanitario nazionale deve essere completamente rivisto. Io sono favorevole al fatto di richiamare i sanitari, perché intanto insomma sono pochi i sanitari che non hanno avuto il Covid oppure non sono stati vaccinati, ma in ogni caso noi abbiamo oggi la possibilità di testare i sanitari, perché quando abbiamo avuto il Covid e non c'era il vaccino, insomma noi abbiamo salvato la vita alle persone. Io sono uno che si è vaccinato in maniera obbligatoria, facoltativa, e continuerò a vaccinarmi per tutto quello che è necessario, perché questo lo dice la letteratura scientifica, che il vaccino serve. Però ci troviamo in una condizione in cui, quando c'era l'emergenza e c'era la carenza di organico di cui tutti quanti siamo a conoscenza, allora cosa succede? Che se io allontano dei sanitari, lei pensa a un medico di medicina generale, 1500 pazienti, io devo avere un'alternativa, dove mando questi 1500 pazienti? Tutti a pronto soccorso? Poi dopo è chiaro che è sulle spalle poi dei vaccinati. Ancora la politica, con nel prossimo servizio Lega e Fratelli d'Italia. Restiamo dunque nel centrodestra. Giorgia Andreuzza, candidata per la Lega alla Camera dei Deputati, e Raffaele Speranzon per Fratelli d'Italia al Senato si presentano a San Donà di Piave. A 2 settimane dal voto, il centrodestra chiede agli elettori un mandato ampio che garantisca al governo una maggioranza forte. Poi abbiamo, per quanto riguarda la Lega, sicuramente il tema dell'autonomia, che è fondamentale, si trova nel programma del centrodestra e sarà uno dei punti che, ovviamente, avendo una maggioranza determinante, riusciremo a portare a casa. Fratelli d'Italia, all'opposizione per tutta l'ultima legislatura, marca le differenze di programma rispetto al governo tecnico di Mario Draghi. Cambieranno moltissime cose, se pensiamo all'immigrazione, alla scuola, alla sanità, anche ovviamente le dinamiche dell'economia e della fiscalità. Andreuzza rivendica il radicamento al territorio della Lega in Veneto e nel veneziano in particolare. A noi fino all'ultimo faremo la nostra corsa, abbiamo sicuramente una rete importante che è fatta di amministrazioni, di sindaci, assessori, una rete anche delle nostre sezioni, per cui un tessuto radicato a cui stiamo parlando anche alle imprese, stiamo parlando alle famiglie, ci sono delle emergenze pesantissime, portiamo le nostre soluzioni. Il prossimo governo si insedierà in un periodo non facile per il nostro paese e gli ambiti di intervento in cui il nuovo esecutivo sarà chiamato ad operare sono diversi. Ci sono tanti temi, quelli che attengono alla giustizia, che ha tempi inaccettabili, c'è il tema dell'istruzione, della famiglia, abbiamo un tasso di natalità bassissimo in Italia, dobbiamo riuscire a invertirlo, dobbiamo mettere in condizione le famiglie di non guardare alla crescita delle dimensioni della propria famiglia come un problema. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca.
Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dunque dalla cronaca con la razzia notturna alla sede universitaria di Treviso. I ladri hanno fatto irruzione appunto nella sede, hanno forzato un passaggio posto sul retro dell'immobile e hanno rubato una trentina di computer portatili, ma anche il denaro contenuto in 3 apparecchiature cambiamonete che poi sono state danneggiate. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Ad accorgersi del colpo, un inserviente dell'istituto che stamattina presto si era accorto inizialmente della manomissione delle apparecchiature. Poi è stato verificato anche l'ammanco dei PC. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Carabinieri che poi hanno denunciato invece nella zona di Castelfranco Veneto 2 cittadini di origine egiziana di 34 e 43 anni senza fissa dimora che hanno fatto irruzione in un'abitazione in stato di abbandono del centro della Castellana forzandone la porta d'ingresso. Poi hanno pensato di allacciarsi abusivamente all'impianto elettrico. Li hanno i carabinieri identificati e denunciati per furto aggravato in concorso di energia elettrica e invasione di edifici. E a lanciare l'allarme erano stati alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti all'interno di una casa dove da tempo non abitava più nessuno. Torniamo in città, torniamo a Treviso, il cordoglio della città per la morte ieri durante un'escursione in montagna di un nome storico di Confcommercio. La notizia è rimbalzata subito in città dove Antonello Peatini era conosciuto e stimato, dirigente di Ascom e presidente degli agenti di commercio, era impegnato anche in politica. Nel 2013 e nel 2018 il 65enne si era candidato alle elezioni comunali nelle liste a supporto dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Un fulmine a ciel sereno, commenta Franta oggi Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio, lascia un grande vuoto umano ma anche nella rappresentanza. Aveva saputo unire e dare voce al gruppo degli agenti di commercio, un gruppo importante nel settore dei servizi di Confcommercio. È riuscito a comporre un'ottima squadra che avrà il compito di proseguire il lavoro tracciato in questi anni. È una persona che aveva principalmente la caratteristica di aggregare, una dote non comune, e soprattutto per questo lo ricorderemo e alla famiglia va il nostro più sentito cordoglio. Era un'esperta guida alpina, era stata anche tra i fondatori del gruppo Logorai del CAI. Ieri aveva deciso di fare un'escursione a passo Pradidali nella Valle del Primiero in provincia di Trento. Stava percorrendo il sentiero 709 insieme ad una cinquantina di persone quando ad un tratto si è accasciato a terra colpito da un malore. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'equipe medica che nulla ha potuto fare. Peatini è morto poco dopo il malore. Il corpo è stato elitrasportato a San Martino di Castrozza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella tarda mattinata di oggi un Eurofighter dell'aeronautica militare decollato dalla base aerea di Istrana, la sede del 51esimo stormo, per raggiungere e identificare un velivolo privato di nazionalità tedesca decollato da Amburgo e diretto in Corsica che durante la sua rotta aveva perso temporaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. L'intercettazione e la visual identification avvenuta nei pressi dell'isola d'Elba è stata resa possibile grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale guida caccia da terra. Dopo aver scortato il velivolo per un ulteriore tratto di volo, l'Eurofighter è rientrato a Istrana e il velivolo ha proseguito sulla rotta prestabilita. A San Pietro di Feletto adesso, dove ieri si è rinnovata la tradizione della vendemmia solidale, 500 i partecipanti per un'iniziativa che il cui ricavato andrà all'Ente Nazionale Protezione Animali, tanti i volti noti, a iniziare da Sammy Basso. È una buona causa, ma come quelle che sposano sempre qui alle Manzane. Anche Sammy Basso per la quinta volta non è voluto mancare alla vendemmia solidale sulle colline di San Pietro di Feletto. Oltre 500 i partecipanti per questa 11ª edizione che coniuga la produzione del Prosecco Superiore al sostegno di associazioni e gruppi di volontariato. Quest'anno la raccolta di quasi 100 quintali di glera porterà in parte e sommata all'incasso della Domenica di Beneficenza all'acquisto di strumentazione diagnostica nel nuovo ambulatorio sociale per cani e gatti di Ponzano Veneto. Vogliamo appunto gestire una sorta di luogo dove
le famiglie meno abbienti riescano ad avere il supporto necessario sia alla salute e alle cure dei vari animali che hanno, ma anche aiutare nelle sterilizzazioni o comunque dargli un supporto anche noi con cibo e cure in modo tale che non abbandonino il loro animale a quattro zampe. Tra i testimonial anche il vendemmiatore Nicola Canali. Mi hai preso proprio alla sprovvista, sono qua anche emozionato, io sono sempre contento quando mi intervistate voi, perché i miei genitori guardano solo Antena 3 e quindi dico sempre Antena 3 a casa mia è Rai 1 e quindi se mi intervistassero quelli di Rai 1 non sarei mica così agitato, perché so che papà mi guarda e non voglio deluderlo. Vendemmia rigorosamente a mano, tornata nella tradizione dopo uno stop durato 2 anni. C'è stato il Covid, allora non ci siamo sentiti di fare una cosa, passatemi il termine, un po' più leggera, abbiamo fatto altro finché questa pandemia, mi sembra che oramai sì c'è, però diciamo che è abbastanza contenuta anche i danni, allora abbiamo deciso di fare con l'EMPA e dare anche un po' più di leggerezza a questa giornata, un po' più di festa e felicità. Adesso le notizie dal Bellunese. Apriamo con la cronaca giudiziaria. 4 dipendenti di una ditta forestale e un libero professionista, tutti bellunesi, sono stati rinviati a giudizio per truffa, truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici determinata da inganno e falso in atto pubblico. È la fase 2 dell'operazione condotta dai carabinieri forestali di Mel sulla produzione di biomassa da filiera corta. Nei guai un'azienda bellunese che nel periodo 2015-2018 ha conferito a 2 centrali a biomasse della provincia un quantitativo di materiale inspiegabilmente elevato proveniente da 25 lotti forestali situati nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Trento, attestando falsamente la filiera corta che gode di incentivi economici e che nel periodo contestato ha fruttato profitti indebiti per quasi 200.000 euro e contributi statali per 660.000 euro. Oltre al procedimento penale è stata aperta anche una istruttoria alla Corte dei Conti per danno erariale. E poi ci sono altri danni, quelli da bollette insostenibili che fanno ancora vittime. C'è il sindaco Danilo De Toni di Alleghe che decide di chiudere il palaghiaccio per una bolletta appunto alle stelle insostenibile. Stessa situazione a Pieve di Cadore per lo stadio del ghiaccio di Tai. È stata una mazzata per l'amministrazione perché ci siamo ritrovati un importo di 53.000 euro a fronte di una bolletta dell'anno scorso in pari mese di 5.900 euro. Da eventualità a certezza, lo stadio del ghiaccio di Alleghe deve essere chiuso, stop a ogni attività a causa di una bolletta praticamente decuplicata. 53.000 euro è una spesa insostenibile per le casse del comune di Alleghe che ha deciso di gettare la spugna anche perché la siccità ha fermato la centralina sullo Zunaia che in passato ha dato un grande aiuto. Con il problema della siccità la centralina sta lavorando al minimo, non sta producendo i kilowatt sufficienti per poter dare un ulteriore supporto al consumo dello stadio del ghiaccio. In queste condizioni non siamo più in grado di sostenere l'apertura dello stadio. Una scelta obbligata, sia pur sofferta, quella dell'amministrazione comunale che coinvolge anche l'attività sportiva, quella dell'Hockey Alleghe in primis, per non parlare del pattinaggio artistico e del servizio reso ai turisti che affollano il piccolo comune ai piedi del Civetta. Alleghe potrebbe non essere l'unica amministrazione ad assumere una decisione così drastica. Una identica situazione si sta prospettando per lo stadio del ghiaccio di Tai a Pieve di Cadore. 55.000 euro la bolletta di agosto e la soluzione, considerate le priorità del comune, non potrà che essere la chiusura. La provincia di Belluno fa i conti anche con la crisi del mercato del lavoro, oltre che con i problemi del caro energia che rischiano di mandare in tilt lavoratori e pensionati. Parliamo di calo delle assunzioni, aumento della precarietà. Il segretario generale della CGIL di Belluno, Mauro De Carli, ha fatto il punto stamattina alla vigilia della grande assemblea nazionale che si svolgerà mercoledì a Bologna. Colpire gli extra profitti, una mensilità in più per lavoratori e pensionati, blocco dei licenziamenti e proroga della cassa Covid, le richieste al centro del dibattito cui parteciperanno 5 delegati da tutta Italia.
La cronaca ancora, fa volare il drone in montagna durante le fasi di atterraggio dell'eliambulanza rischiando di provocare un incidente, a sorpreso e denunciato dalla Guardia di Finanza. È successo nei pressi del rifugio Auronzo. Il controllo rientra nelle attività che le stazioni del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore svolgono durante la stagione estiva. Più volte è stata rilevata la presenza in volo di droni pilotati da utenti non professionisti per puro svago e divertimento, in violazione delle norme che disciplinano questo settore. Esiste infatti un regolamento che disciplina le norme e le procedure di volo di droni in base alla loro classe e categorie, che prevede che il sorvolo dei dispositivi di peso superiore a 250 grammi possa avvenire a determinate condizioni, e cioè che il pilota abbia conseguito l'abilitazione rilasciata dall'ENAC e sia in possesso dell'assicurazione verso terzi e abbia registrato anche il drone sul portale di Flight. Tutte elementi che non c'erano, che non aveva la persona che è stata appunto denunciata ieri e che appunto passerà un guaio per aver rischiato di provocare un grave incidente, bloccato fortunatamente dalla Guardia di Finanza. Restiamo sulle vette, perché dalla Marmolada ai luoghi di Vaia oggi, e siamo alla politica, la seconda tappa del tour del Partito Democratico denominata Al Cuore del Veneto. Al centro in questo caso ci sono i cambiamenti climatici. La Marmolada sarà la prima vittima illustre, il primo ghiacciaio a estinguersi sull'arco alpino per effetto dei cambiamenti climatici in atto. Non ha tergiversato il geografo Mauro Varotto dell'Università di Padova, ospite del tour del PD regionale Al Cuore del Veneto, che oggi ha fatto tappa sui luoghi di Vaia e della Marmolada. La sfida ai cambiamenti climatici è entrata in una nuova fase. Non riguarda le generazioni future, non riguarda una prospettiva avanti a noi, riguarda oggi il presente e le scelte che dobbiamo fare. Da Canale d'Agordo a Passo Fedaia per analizzare quelle questioni ambientali al centro dell'azione politica del Partito Democratico. I ghiacciai che fondono, le estati che diventano torride e infinite, la siccità. Sono fenomeni che stanno entrando nelle nostre vite, incidono sulle nostre abitudini quotidiane, mandano in crisi agricoltura e allevamento, influiscono sulla catena alimentare, afferma Martella, che invoca una crescita sostenibile. Noi sappiamo bene che la sostenibilità ambientale deve diventare un punto centrale delle nostre politiche. Le scelte che possiamo fare con il PNRR inducono verso una transizione ecologica che è fondamentale per tenere insieme crescita e un nuovo modello di sviluppo. All'iniziativa del PD nelle terre alte bellunesi hanno partecipato i candidati alle prossime politiche e il capogruppo in consiglio regionale Giacomo Possamai. E adesso vediamo il grazie di Canale d'Agordo, ieri la messa in solenne di ringraziamento per la beatificazione di Papa Luciano. L'abbiamo raccontata in diretta proprio con la nostra Tiziana Bolognari, ma ci sono tante voci che dobbiamo ancora mostrarvi, eccole. Prima che diventasse Papa ho avuto la fortuna di incontrarlo, che mi ricordo benissimo il giorno in cui l'ho incontrato e l'ho sempre presente, e ho avuto la fortuna di essere vicino anche nella sua beatificazione, sicché per me è una cosa molto molto grande. È una delle tante voci raccolte a Canale d'Agordo che ieri ha vissuto l'evento che chiude le cerimonie ufficiali organizzate per la beatificazione di Papa Luciani, una giornata per testimoniare fede e devozione al Papa del sorriso e dell'umiltà. Ci sentiamo orgogliosi. Aumentiamo la nostra fede. Io sono andata a scuola con sue due colleghe. Quando ero in collegio avevo due compagni di scuola, suoi nipoti, e ho fatto scuola anche a un suo pronipote. Che ricordo ha di Papa Luciani? Bellissimo, una semplicità straordinaria, un sorriso speciale. Io sono andata a scuola da suo fratello, maestro Berto Luciani. Noi siamo cresciuti con l'insegnamento della sua figura. Ecco, il mio nonno, ad esempio, conosceva bene il fratello del Papa. Io sono stata compagna di università della Pia Luciani, della Pia, e quindi per noi è stato... La figura, scusi, che mi uomo, e quando lui è stato operato al tumore alla laringe, noi tutte le sere pregavamo Papa Luciani. Penso che lui una parolina buona ce l'abbia messa. Una fra le centinaia di testimonianze di guarigioni miracolose grazie all'intercessione del Beato. Il passo successivo sarà la santificazione. Un nuovo processo servirà proprio a certificare passaggi che la scienza non è stata in grado di interpretare altrimenti. Tra i concelebranti a Canale d'Agordo c'era anche il vescovo emerito Giuseppe Andriche, che tanta parte ha avuto nell'iter di beatificazione di Luciani. L'ho conosciuto prete
gli ho servito messa, mi ricordo le cose che mi ha insegnato, perché aveva una maniera impareggiabile di parlare anche a noi ragazzi e di farsi ricordare delle cose che diceva. Io ho tutti i miei ricordi su questa piazza dove giocavo, in questa chiesa dove facevo il chierichetto, servendo messa anche ad Albino Luciani. Numerosi rappresentanti istituzionali, regionali e provinciali, le delegazioni arrivate da ogni parte d'Europa, in prima fila il sindaco polacco di Wadowice, paese natale di Papa Wojtyła, presente anche il primo cittadino di Belluno. Essere qui oggi in questo contesto dove si condivide, ecco, questo momento tutti assieme è veramente importante sia per la comunità, per il nostro territorio, per la persona, ecco, che era Albino Luciani. E se le cerimonie ufficiali a Canale d'Agordo si sono concluse con la messa solenne di ringraziamento officiata dal Cardinale di Venezia Francesco Moraglia, in provincia c'è attesa per l'intitolazione al Beato Luciani dell'ospedale di Agordo. E siamo molto orgogliosi perché ci hanno fatto la proposta i sindaci della comunità montana di intitolare il nostro ospedale di Agordo proprio a Papa Luciani, il Papa del Sorriso. E adesso, d'intesa con la diocesi, stiamo cercando di organizzare prossimamente l'inaugurazione e l'intitolazione del nostro ospedale. La sanità, alloggi troppo cari per personale sanitario e specializzandi, ci pensa l'ULS di Belluno, che ha deciso di investire nella ristrutturazione di un immobile di proprietà in via Sant'Andrea, adibito a foresteria, da destinare ai giovani professionisti che altrimenti non riuscirebbero a sostenere i prezzi del mercato immobiliare locale. L'appartamento è stato inaugurato nel pomeriggio alla presenza, tra gli altri, del prorettore dell'Università di Padova, Dalla Fontana. L'alloggio potrà ospitare in centro città fino a 11 sanitari che pagheranno un affitto calmierato. La ristrutturazione è costata all'ULS 100.000 euro, all'arredamento ha provveduto l'AIL per un importo di 45.000 euro. Siamo in chiusura, vi ricordo gli ospiti di Ring questa sera alle 21.15, come sempre l'appuntamento con l'approfondimento della politica condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino. Allora ci saranno Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Raffaella Regoli di Italexit, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, Antonietta Gatti di Vita e Gianluca Schiavon di Unione Popolare. Ci sarà poi anche l'esito del sondaggio che rivediamo per l'ultima volta sul presidenzialismo. Il capo dello Stato eletto dal popolo, e quelli sono i numeri appunto da scegliere a seconda della vostra preferenza. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Settembre prosegue all'insegna dell'estate. Questa seconda settimana del mese resterà infatti segnata da un clima eccezionalmente caldo per il periodo, complice una decisa rimonta dell'alta pressione africana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 13 evidenzia una situazione buona. Avremo tanto sole ovunque, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature, come detto, in rialzo, minime tra 12 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, cielo per lo più sereno su pianura e costa, più velato in montagna. Temperature minime sui 16-19 gradi, massime intorno ai 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato ma con nubi alte in transito, specie nella seconda parte della giornata, innocue però. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.